Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di scrittura creativa. Oggi proveremo a parlare un po' di climate fiction. Che cos'è? La climate fiction è la narrativa di fantascienza focalizzata sui cambiamenti climatici. Avrebbe la pretesa di elevare la presa di coscienza della gente sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi provocheranno. La sospensione di incredulità del fantasy e della fantascienza lontana si poggia su premesse molto diverse dall'hard sci-fi, perché fantasy, horror, fantascienza lontana, romance, eccetera, sono narrativa di fuga. La sospensione di incredulità dell'hard sci-fi è invece fondata su rigidi meccanismi di causa ed effetto e megatrend che hanno un motore fisico. Vi rinvio al podcast Fantasy contro hard sci-fi, le differenze nella sospensione di incredulità. Il link del podcast lo trovate in descrizione di questo file. Quindi la climate fiction è a mio avviso un sottogenere dell'hard sci-fi. Quindi la climate fiction ha la stessa sospensione di incredulità dell'hard sci-fi. Occorre quindi costruire scenari plausibili con storie dal colore verista, con testimoni che narrano la loro storia dal futuro. Ha senso parlare nella cli-fi del dramma degli orsi bianchi senza più una casa, perché il Polo Nord è destinato ad essere ice free da qualche parte nel decennio 2020, nel periodo estate ed autunno? Secondo me no. Non ha nessun senso il dramma degli orsi bianchi, del boom demografico delle foche e della morte dei coralli negli oceani, nel mondo, per crescente acidificazione degli oceani. Perché, diciamocela tutta nei denti, non frega un cazzo alla maggioranza del genere umano di tutto questo. E quindi i grandi problemi del genere umano nel XXI secolo sono sovrappopolazione e danni da cambiamento climatico, e questi due problemi si legheranno in modo insolubile, ahimè, causando guerre. Il problema del cambiamento climatico non è un problema animalista, non è un problema climatico o meteorologico, non è un problema di coscienza civica ed ambientale. Alla natura non interessa se la taiga diventerà steppa, se la tundra diventerà taiga, se il livello dei mari saliranno con l'acqua salata che si infiltrerà nelle falde acquifere e se nel permafrost si scioglieranno incontrollabili volumi di gas ad effetto serra con gli oceani che saliranno d'acidificazione. Per essere efficace oggi contro le emissioni incontrollabili che sono alimentate da positive feedback in Siberia, l'umanità dovrebbe ridurre in senso assoluto le proprie emissioni gas serra, puntando in modo globale su una politica di riconversione industriale. Però il mondo sta facendo crescere le emissioni con l'accordo di Parigi e anche Kyoto, che è stato inefficace, quindi continuano i discorsi e si continua ad utilizzare energie fossili in tutto il mondo. Poiché il pianeta è popolato da esseri umani che si sono soliti interagire tra loro per ragioni economiche, politiche, ambientali, militari, ideologiche, religiose, eccetera. Ecco, in ultima analisi, quindi, gli effetti del cambiamento climatico saranno una seria questione economica, politica e soprattutto militare. È fondamentale che l'autore domini, a mio avviso, molto bene il world building, perché è strumentale alla favola che si vuol narrare, in rapporto al messaggio di allarme e dramma che si vuol focalizzare. Questo deve essere coerente con i trend evidenziati dai rapporti IPCC nel tempo, quanto con gli studi climatologici degli scienziati che hanno espanso il tema. Attenzione, questo è solo una dei molti tasselli che illuminano il futuro. La componente ED, Environment,
Resta da sviluppare in un plausibile world building che sia coerente con la storia umana le alti variabili del pastel, quindi vi dovrete documentare molto bene nella dimensione politica, economica, sociale, tecnologica e giuridica, che sono le altre componenti del pastel che rimangono da sviluppare. Vi rinvio al podcast Come fare world building. Per chi fosse amante del genere climate fiction o andate a studiare i rapporti IPCC e le ricerche climatologiche, espandendo poi la vostra analisi nella dimensione pastel, oppure potete abbreviare il vostro percorso di informazione e documentazione fruendo nel podcast www.climatechangewords.tk. Ecco, sono una serie di podcast che relazionano sugli impatti apocalittici della sovrappopolazione e danni dal cambiamento climatico nella dimensione della sicurezza nazionale. Grande spazio all'Italia nel Mediterraneo, perché sono italiano ed è necessario avere un'idea di cosa ci stia per cascare in testa. Roba veramente tosta. Comunque, per farla corta e breve, dovrete tenere sempre di conto, a mio avviso, che nel vostro world building dovranno essere presenti 1. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico, con eventi climatici estremi sulle città ed infrastrutture, e quindi sulla necessità di riallocare risorse finanziarie, che sono scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti, su nuove e vistose esigenze a discapito di priorità di ordine inferiore. 2. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico, con variazioni climatiche, ad esempio salita del livello del mare, cambio del clima, scomparsa dei ghiacciai, shock idrici e carenza d'acqua dolce, rilascio in Siberia di idrati di metano a positive feedback, infiltrazioni d'acqua salata nei falde acquifere, scomparsa del clima mediterraneo ed emersione in Italia del clima desertico, tornado e medicane in Asia, traslazione verso nord della fascia di clima temperato, emigrazione della taiga a nord e contrazione della tundra con allagamenti del mar polare artico, espansione dei deserti freddi e caldi in Asia, mentre in Africa accelererà la dilatazione del Sahara e del Kalahari, crisi idriche nel bacino del Nilo, taglio delle foreste pluviali africane per recuperare terre fertili, shock idrici, carestie, migrazioni apocalittiche e guerre in Africa e nel Mediterraneo. Tutti eventi che procureranno violente incisioni negative sulla produzione agricola, calo della fertilità delle terre, assottigliamenti delle riserve d'acqua dolce, con una forse probabile emersione dei blue tankers dal polo sud, che potranno in parte mitigare tali problemi, e crescenti necessità di energia e dell'accesso alle sue fonti per mitigare questi megatrend causati dal clima. 3. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico sull'accesso dai mercati alle risorse vitali scarse, energetiche, alimentari, idriche, materie prime, semilavorati e quant'altro, da parte di una umanità in pesante sovrappopolazione sulla Terra. È ovvio che i bisogni primari insoddisfatti probabilmente faranno detonare epidemie quanto collisioni violente di popoli sulla Terra, per cui varie fazioni in lotta cercheranno di imporre una diversa ridistribuzione delle vitali risorse scarse sul pianeta Terra. Ecco, se le distopie vi fanno paura, la climate fiction, a mio avviso, ecco, non fa proprio per voi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!